La cultura non si deve fermare, soprattutto in momenti difficili come questo. Anche il rumore del lutto ha cercato di non fermarsi, non si è fermato. E così, come in equilibrio su una barca rovesciata in una tempesta sanitaria, è riuscito, cambiando il palinsesto e trasformando gli eventi in streaming, è riuscito a realizzare anche il Gala in Nero, uno degli eventi di punta del Festival Il Rumore del Lutto. Questo grazie ai nostri sostenitori, Croce Verde, l'Orandi Group, grazie al Comune di Reggio Emilia, alle istituzioni, allo staff, agli amici, ai follower del Rumore del Lutto. Tutto questo si è potuto realizzare e quindi a tutti voi va il nostro grazie. È stata una grande avventura, vissuta tutta d'un fiato, un'esperienza che ci porteremo nel cuore, perché non è stata priva di difficoltà che hanno attivato la nostra resilienza di una rassegna che vive da 14 anni e che ci ha insegnato a non mollare mai. Ulteriore che sicuramente non fa mai male, e anche perché comunque sia le difficoltà ci sono state, vedi vari decreti che non si sapeva se ci si poteva spostare, se si poteva fino all'ultimo vedere e di riuscire a farlo questo live, però comunque sia stata una bella esperienza. Colgo l'occasione per ringraziare un'altra volta i ragazzi di Reggio Emilia del Rumore del Lutto e i tecnici, compreso Andrea, che è il nostro fonico, e che hanno reso possibile questo concerto. Credo che sia interessante veicolare attraverso emozioni contrastanti questa esperienza. Una è stata una delle emozioni, certamente il divertimento, e l'altra è l'impegno che ci abbiamo messo per realizzarlo e siamo molto contenti del risultato. Abbiamo dovuto registrarlo due volte perché la prima non era venuta proprio come avremmo voluto. Abbiamo avuto a disposizione uno studio con della strumentazione, con la possibilità di fare questo lavoro e comunque con delle persone che ci seguivano e ci dicevano meglio come fare le cose e come strutturare il lavoro, siamo riusciti a portare a casa un lavoro che c'è un concerto che ci ha soddisfatto ed abbiamo avuto questa possibilità di questo concerto in streaming, che è stata la prima volta per noi e ci siamo divertiti. Tante difficoltà, hanno creduto nei propri intenti e sono stati capaci di lanciare un segnale forte, chiaro e inequivocabile, andando veramente fino in fondo. Io credo che questo video voglia essere la testimonianza di come sia stato possibile riadattarsi e resistere alle circostanze di questo periodo storico così difficile, quello della pandemia, andare avanti nonostante tutto, offrendo un preciso segnale anche rivolto a chi pensa che la cultura non sia indispensabile, e quindi proprio ribadirne la necessità assoluta. Sì, in un momento difficile come questo non ci siamo abbattuti, perché volevamo che questo evento venisse fatto su Reggio Emilia. Noi come Croce Verde ci tenevamo tantissimo. Dopo che ci eravamo sentiti con il direttore artistico, la Mariangela Gelati e Marco Pipitone, abbiamo detto non ci dobbiamo fermare, nonostante il momento non fosse buono, c'era stato negato il discorso degli assembramenti, ma giustamente era così per tutti, e l'abbiamo portato a termine con un bellissimo risultato facendolo tramite online. Un ringraziamento particolare va sicuramente al Comune, all'Assessorato alla Cultura, in figura dell'Annalisa Rabitti, che ci ha ascoltato fin dall'inizio e ci ha accompagnato a questo bellissimo risultato. E vorrei solamente aggiungere, ripetendo, che in un momento difficile come questo le cose vanno fatte, bisogna continuarle a fare, rispettando sicuramente la sanità e tutto quello che ci concerne. Grazie.